Ciao a tutti, bentornati per quelli che ci sono e che guardano questo video. Stamattina volevo analizzare il brano di Human, l'artista che ha cantato nell'ultimo Sanremo. Perché? Perché mi è piaciuto tantissimo. Mi ricorda tantissimo il lavoro che faccio su me stessa e anche sull'altro quando appunto sono con il cliente. Il lavoro gestaltico, il lavoro di counselor biogestaltico. Perché? Perché il titolo del brano, e poi anche analizzando il brano, ho trovato degli spunti. Di questo tipo, no? Degli spunti che si possono vedere da questo punto di vista. E mi è piaciuto tantissimo studiarlo perché sono venuti fuori degli aspetti veramente molto interessanti che riguardano il brano stesso, ma che riguardano anche noi stessi, la vita delle persone, me stessa in questo caso. Io ho visto sin dal titolo del brano, Qui e Ora, proprio un caposaldo della Gestalt, della terapia della Gestalt, il fenomenologico, stare nel presente, stare anche dal punto di vista bioenergetico, nel grounding, nel stare presenti a se stessi, e non nel passato, non nel presente, non nel futuro, ma qui e ora. Ora e qui è il titolo della canzone, del brano di Human. E quindi mi ha dato sia le parole e la metrica quindi del brano, mi hanno dato questa sensazione. Di viaggiare, no? Tra una sensazione di instabilità e invece una sensazione di certezza e di comodità, di stabilità, sono qui, no? E non penso ad altro. Ed è quello che sto cercando di fare con questo video, cioè di stare nel qui e ora. Allora, premetto sempre che io non sono una pianista, per cui se sentite delle cose strane, purtroppo la mia competenza del piano è limitata. È limitata al lavoro più della cantante, insomma, io parto come insegnante di canto e poi dopo. Mi sono un po' più evoluta, se si può così dire, e ho iniziato a fare il counselor vocale, cioè attraverso la voce esprimere se stessi, esprimere un proprio canto. Questo qui è appunto tornando. Sono due accordi nella strofa e anche le parole che appunto ci sono nella strofa indicano solamente questi due accordi perché c'è una strada, dice, tutta curve tra il cuore e la testa. Quindi il cuore può essere. La testa e questo è il cuore e questa è la testa. C'è una strada tutta curve tra il cuore e la testa, senza mappe, scorciatoie o un'aria di sosta. E
perdermi, io lo so bene, basta niente come in mare. Ma quando stavo per arrendermi, mi ha insegnato a respirare. E respiriamo. Ma quando stavo per arrendermi, quindi ad abbandonarsi alla vita, no? O abbandonarsi per non vivere, ma c'è un abbandono. In effetti l'abbandonarsi è un morire a se stessi, un morire alla struttura che abbiamo dentro di noi, quindi un morire alle nostre convinzioni per poter rinascere e pensare che possiamo farcela e fare qualcosa d'altro. E questo respirare mi dà, oh, finalmente, no? Posso respirare, posso dire che sono qui. E un'altra cosa, questo brano metricamente, c'è una strada tutta curve tra il cuore e la testa, è tutto in levare, accentato sul levare, senza mappe, scorciatoie, un'aria di sosta, è tutto così. E perdermi, io lo so bene, basta niente come in mare. Ma quando stavo per arrendermi, m'ha insegnato a respirare. Ecco, c'è proprio questa, oddio, sono tutta l'accento sul levare, no? E poi invece il ritornello. E si apre, dice: ora qui finalmente io riesco a dire che sto bene. Se mi trema un po' la voce, mi fermo, mi godo la luce, anche fosse un istante. Sì, ora qui riesco a crederci. Grido forte che sto bene, domani poi si vede. E c'è questo accordo tremendo. E questo è l'inizio del viaggio, mi piace, vieni con me. Aiuto, che emozione, no? Ora è qui, e cambia anche l'accento, si sposta più sul battere. Ora è qui, finalmente, e va sul fa, quindi si bemolle, si bemolle settima, ed è molto comodo, aperto, stabile. Ora è qui, ora è qui, finalmente io, finalmente io. È un accordo bello stabile anche questo, no? non ha tritoni, non ha suoni diciamo instabili, è un'armonia stabile, infatti ti fa sentire proprio ora è qui finalmente io. Questo è un fa minore settima con la nona, quindi tornando, ora è qui finalmente io, che bello, e qui passa, riesco a dire che sto bene, anche questo è un bellissimo accordo, riesco a dire che è un mi bemolle settima, settima più con la nona, riesco a dire che sto bene, se mi trema un po' la voce, mi fermo, mi godo la luce. E qui si apre la luce, mi fermo, fermarsi vuol dire stare qui,
come sto cercando di fare io oggi, nonostante il video, quindi la paura di sbagliare. Invece io cerco di stare nel piacere, qui. Mi fermo, mi godo la luce, anche fosse un istante, sì. Anche se fosse un istante, l'eternità non è vivere a lungo, è vivere l'istante, l'attimo infinito, questo è l'eternità. Istante, sì, ora qui riesco a crederci, grido forte che sto bene, anche il gridare forte. Quindi la seconda volta dice grido forte che sto bene. Una tecnica gestaltica è quella di far ripetere, no, una frase che magari hai detto lì per lì, non con tanta sicurezza, il ripetere di nuovo la frase e di nuovo ancora, e anche gridare questa frase ti permette di sentire col corpo di più quello che hai detto, e quindi l'emozione. E in effetti qui lui dice, non dice riesco a dire, ma grido forte, e anche questo bisogna proprio accentuarlo, no? Grido forte che sto bene, e qui poi domani poi si vede. E qui c'è domani poi si vede. Ecco, c'è anche questo, sì. Anche questo si vede. Questo è un tritono, quindi ti fa sentire proprio instabile, no? E questo l'inizio del viaggio. E qui invece si apre. Questo è l'inizio del viaggio, c'ha tutti accordi molto aperti di quarta. Salti di quarta, mi piace, e mi piace il piacere, quindi mi piace, vieni con me. Ecco, questo vieni con me, vieni con me. Chi deve venire con me? Può essere appunto l'altro a cui è dedicato questo brano, penso che lui l'abbia dedicato alla sua compagna o fidanzata, insomma. Oppure, se noi lo guardiamo in chiave analitica, vieni con me, cioè sono io che dico a me stessa, dai, ora sono qui, e dai, cerca di venire con me, cioè non pensare a nient'altro. E lui dice, durante la sua, diciamo, performance a Sanremo, vieni sempre, vieni con me, vieni con me, vieni con me, alla fine dice resta con me, e quindi sembra proprio un invito, no? Ecco, questo è questo che mi piace analizzare e sentire. Comunque andiamo avanti. Vieni con me. E poi c'è l'altra strofa, la seconda. Quante liste impolverate tra i miei primo poi. Sempre questa apertura. Notte appesa ad uno schermo a fare le sei, a rivedere un film che so memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale. Ma poi mi hai detto guarda là fuori, lo so che hai paura, cadrai, ti farei male, ma è così che puoi volare. Sentite che apertura di accordo, no? E anche qui la struttura e la metrica, no? Quante liste impolverate tra i miei prima o poi. Cioè, cosa vuol dire? Lui dice quante volte ci facciamo le nostre propositi, no?
Quante volte io mi fermo anch'io e dico faccio, voglio fare, e poi mi blocco. C'è un momento del ciclo gestaltico in cui faccio tutto, capisco il bisogno, vedo quello che ho bisogno, lo ascolto, ma non riesco a poi ad attuare il percorso, attivarmi, non riesco ad attivarmi per arrivare lì. Per esempio, io mi fermo tantissime volte in quel punto e so che devo lavorare lì sul fatto che, dai, posso crederci, devo crederci, quindi fiducia, devo lavorare sulla mia fiducia per poter attivare un percorso che mi permette di arrivare lì nel sentire, sento il bisogno, però poi dopo devo muovermi, attivarmi arrivarci lì per poi dire e mi piace, quindi godere di quello che è successo, quindi del cambiamento, dell'attività di spostamento in un'altra fase. Quindi ecco, questo è quello che mi piace ancora di questo brano. E poi è bellissimo quando dice: a rivedere un film che so a memoria, bellissimo, perché a rivedere un film è la coazione a ripetere sempre le stesse cose. Non è tanto dire mi rivedo il film, no, ok, ma è dire sempre la stessa, faccio sempre come se qualcuno mi schiacciasse un bottone e io ripetessi sempre la stessa cosa nel mio carattere, nella mia modalità. Di prendere le cose, di vivere, e quindi a vivere in un film che so a memoria, è la coazione proprio a ripetere, rinchiuso in un finale sempre uguale, il finale è sempre uguale, e quindi tutto diventa tutto sommesso, no? Questo momento, perché alla fine ci si sente in gabbia, rinchiusi, no? In effetti è una gabbia non riuscire ad avere un altro finale, no? Rinchiuso in un finale, sempre uguale. Ma poi mi hai detto guarda, e poi dico devo andare oltre, guardare fuori, no? Fuori dalla mia gabbia, dalla mia paura, perché la gabbia è una cosa che non ti fa uscire, no? Ti senti appunto in gabbia. E allora lui dice: guarda là fuori, lo so che hai paura, però cadrai ti farei male, cadrai ti farei male, ma è così che vuoi, se vuoi volare. E qui tutto si apre, no? Allora gli accordi poi ve li scrivo strada facendo durante il video. È un fa nona sus, quindi con la quarta, e si sente questa apertura. E quindi percepisci il viaggio, no? Il viaggio che andrai a fare, perché si apre tantissimo, cadrai, ti farei male, ma è così che puoi volare. E poi di nuovo, cadrai, ti farei male, anche qui è tutto, cadrai, ti farei male, ma così che puoi volare, ma è così se vuoi volare, cadrai, ti farei male, è tutto sollevare, cadrai, ti farei, ha un senso comunque, sì, è vero. Cado, ma io mi posso sollevare, posso ritornare a sollevarmi. Cadrai ti farei male, ma è così se vuoi volare. Bello, no? Non so se lo vedete. Beviamo. Perché è importante lubrificare le corde. Nel momento in cui beviamo, rilassiamo anche i muscoli laringei, anche quelli del collo, extra laringei, e quindi oltre a lubrificare ci rilassiamo.
E poi di nuovo ancora lo stesso ritornello, sempre di pace, di più stabilità. E ecco qui il momento gestaltico, ora e qui, qui il qui e ora. Tantissimo stante, usa tantissimo il naso, punta questo momento, forse per paura di aprire, allargare, oppure solo per scelta stilistica, però c'è quindi, mi fermo se fosse un istante, sì. Anche qui di nuovo grido forte che sto bene, domani poi si vede. Questo accordo, stabilità, domani si vede, boh, non lo sappiamo, no? Il futuro non si sa, e quindi c'è questo tritono molto di instabilità, e questo l'inizio del viaggio, mi piace. Mi bemolle il basso fa, vieni con me. E poi c'è il bridge, partiamo anche adesso, dai. E quindi dal do passa al re, no? Re minore settima, partiamo, e infatti l'accordo dal do re, andiamo avanti, no? Partiamo anche adesso, dai, hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai. E qui parte l'escalation, cioè proprio brutto usare questa parola in questo momento, ma di questa fase è non bella, però era per dire che cresce, no? Infatti qui il fa, voglio dirlo più forte, ancora più forte, ancora una volta, sì. Quindi va, dopo vi scrivo gli accordi, però sale di un tono, quindi va, voglio, allora partiamo da ora tu. Settima basso fa, ancora più forte, va su di un semitono, ancora più forte, ancora una volta, sì. E poi va praticamente un tono su, e da tutto quel minore che si sentiva all'inizio invece si trasforma in maggiore. Settima più con la nona, riesco a dire che sto bene, e se mi trema un po' la voce, mi fermo, mi godo la luce, anche fosse un istante, sì. Vediamo l'accordo. Fermo, mi godo la luce. No. Sì. Praticamente anche qui si apre tantissimo. Mi fermo, mi godo la luce, anche fosse un istante, sì. Oh.
più ora è qui, riesco a crederci, grido forte che sto bene e qui lui non va, domani poi si vede, vede, non va, forse perché non c'ha voglia di andare così in alto. Grido forte che sto bene, domani poi si vede, è questo l'inizio del viaggio, mi piace, vieni con me. E in realtà dice, resta con me, resta con me, e finisce da un do minore, siamo partiti da qui, a terminiamo in re minore, quindi un tono sopra, perché abbiamo fatto quell'ascesa di un tono andando per semitoni. Ecco, volevo fare questa cosa stamattina, spero di aver registrato tutto, perché mi dispiacerebbe rifarlo, ripeterlo. E, va bene con gli errori che ci sono stati, non era una cosa di vocalità, di mostrare la vocalità, o era più un discorso di mostrare, neanche mostrare, di sentire, di passare a qualcuno di voi questo modo di cantare. Più radicato nel qui e ora, proprio come in Gestalt, nella terapia della Gestalt. E, quindi oserei dire fare un'analisi biogestaltica di questo brano ci permette di gustarlo, almeno a me ha permesso di gustarmelo di più. E ho proprio sentito il piacere di farlo, e quindi finisco così. Vi ringrazio tantissimo, spero che insomma vogliate condividerlo, se può interessare a qualcuno che conoscete che abbia voglia di intraprendere un viaggio, appunto questo l'inizio del viaggio è bellissimo. Anche lui dice alla fine resta con me, non dice più vieni con me, vieni con me. È un incitamento, no? Vieni, dai che ce la fai, e poi finisce con resta con me. Non è un caso che lui in diretta abbia continuato a dire vieni e poi l'ultima volta resta con me. Resta questa sensazione dentro di me. Grazie. Un saluto, un bacio e a prestissimo. Grazie. Condividete se potete e anche un like. Sono qui se volete scrivermi. Grazie. Un bacio.